Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stefano Di Sanza ed oggi vi darò 7 consigli per dei regali di Natale che vi faranno fare sicuramente bella figura. Ma prima, sigla! Eccoci qui, il Natale è alle porte e voi non avete ancora deciso che cosa regalare alle vostre persone più care. Ci penso io, vi do subito il primo consiglio. La prima idea che voglio suggerirvi è una custodia veramente, veramente figa per le AirPods. Ormai oggi quasi tutti hanno un paio di cuffie Bluetooth e quelle che vanno per la maggiore sono le AirPods. Il problema però è che sono tutte uguali e quindi è facile confonderle con quelle dei propri amici. Per cui cosa c'è di meglio per differenziarsi se non una fantastica custodia come questa qui? Questa fantastica custodia di Elago è ispirata appunto al Game Boy e credo che sia un regalo veramente unico. Qui c'è anche la possibilità di attaccarci un moschettone che vi viene fornito sempre in confezione. La mettete, la inserite ed è pronta. E per quanto riguarda il primo prodotto, credo che non ci sia più nulla da aggiungere, se non che in descrizione trovate il link di questo e di tutti gli altri prodotti, in modo tale che possiate subito aggiungerli al carrello di Amazon. Passiamo adesso al consiglio numero 2. Per via del periodo storico che stiamo vivendo, ci troviamo sempre più spesso a passare maggior tempo in casa, ma comunque questo è un regalo evergreen e stiamo parlando di un libro. Per questo Natale credo che sarebbe bello tornare alla semplicità e quindi oggi sono qui a consigliarvi ben 2 libri. Il primo è questo qui, Le 5 stirpi di Marcus Yates. Bene, questo è un libro fantasy che per gli amanti del genere è davvero straconsigliato. È il primo libro che vi introduce ad una saga completamente dedicata ai nani. Quindi se tra i vostri amici c'è qualcuno che adora il Signore degli Anelli, lo Hobbit o comunque il mondo fantasy, credetemi sulla parola se vi dico che apprezzerà questo regalo. E per tutti gli altri invece, beh, c'è il secondo libro che è Anche a me piace il tramonto di Gabriele Agasucci. Ci tengo veramente tanto a consigliarvi questo libro perché è veramente scorrevole, è piacevole, la storia è molto molto interessante e poi l'ha scritta un mio carissimo amico, per cui per tutti gli altri che non amano il fantasy, Anche a me piace il tramonto. Consiglio numero 3. Regalate della musica. Regalate un bel CD musicale. Io mi sento di consigliarvene 2. Il primo è questo qui, che è Qualcosa di nuovo di Max Pezzali, mentre il secondo è questo qui ed è Se solo degli Utopia. Questo ovviamente ve lo consiglio ancora di più perché è il CD della mia band, per cui mi raccomando, regalatelo a tutti i vostri amici o quantomeno ascoltatelo su Spotify. Per i più vintage invece l'album di Max Pezzali è disponibile anche così con questo fantastico vinile. Ve lo faccio vedere anche dentro che è bianco, è molto particolare. Quindi se conoscete qualcuno che ama Max Pezzali o comunque ama sentire la musica sul vinile, questo è il regalo giusto. Quarto consiglio, Fire Stick TV di Amazon. La Fire Stick è un dispositivo che si inserisce nell'HDMI del vostro televisore e trasforma anche il televisore più vecchio in una fantastica Smart TV con cui poter poi usufruire di tutte le applicazioni come per esempio Netflix, YouTube, DAZN, Prime Video, Spotify, insomma tutte quante le applicazioni. E potrei dilungarmi per ore a parlarvi della Fire TV, ma nel caso vi interessi trovate in descrizione il link ad Amazon e lì ci sono scritte tutte le informazioni nel minimo dettaglio. Quinto consiglio, questa volta andiamo sul pratico e soprattutto sull'ecologico. 24 Battle. Questo qui è il modello clima, quindi è quello termico, cioè mantiene la temperatura della bevanda che inserite al suo interno per diverse ore. Più nel dettaglio, 12 ore all'incirca tiene la bevanda calda e 24 ore per le bevande fredde. Dicevo appunto che si tratta di un regalo ecologico, perché? Perché grazie all'utilizzo di questa bottiglia noi andiamo ad evitare la produzione di plastica e quindi a ridurre l'emissione di CO2 nell'ambiente. Poi che dire, le fanno a Bologna, quindi anche un regalo made in Italy, e ci sono di tantissimi design. Inoltre, se volete fare un regalo super speciale, tramite il loro sito internet c'è anche la possibilità di serigrafare, quindi di far fare un'incisione sulla bottiglia. Già che ci sono, mi faccio un sorsetto che mi è venuta sete. Sesto consiglio sulla lista, Ecodot
di Amazon. Questa è la versione dell'Echo Dot con anche l'orologio. Secondo me è un regalo molto interessante perché vi consente di avvicinarvi al mondo della casa domotica. È super facile da utilizzare perché lo collegate alla corrente, ve lo poggiate lì nella vostra stanza, sulla scrivania, sul comodino, dove preferite, ed avete, ecco, uno speaker che ha anche un orologio incorporato e che vi consente di utilizzare appunto l'assistente Alexa con tutte le sue potenzialità. Settimo consiglio. Il settimo regalo non ce l'ho per farvelo vedere. Perché? Perché si tratta di un buono. Ebbene sì, in questo periodo soprattutto dove passiamo sempre più tempo a casa, come dicevo all'inizio del video, a chi è che non potrebbe far piacere ricevere un abbonamento? Un abbonamento per uno dei tanti servizi streaming, quali potrebbe essere quello per Netflix, quello per Disney Plus, quello per Prime Video, quello per Spotify, quello per Amazon Music. Insomma, esistono ormai valanghe e valanghe di abbonamenti, e quindi se conoscete qualcuno che magari già utilizza uno di questi servizi o che vorrebbe provare ad utilizzarlo, credo che l'abbonamento sarebbe il regalo giusto. Ed eccoci finalmente arrivati al regalo special, quello che secondo me è il più bello di tutti. Effettivamente non poteva essere diversamente, in quanto la mia più grande passione, come potete dedurre dal canale, è la fotografia. E quindi l'ultimo consiglio che voglio darvi è quello di regalare un fotoricordo. Dico fotoricordo e non dico fotografia perché? Perché tramite i tanti servizi che esistono, e io qui mi sento di consigliarvi Certz, tra l'altro in descrizione trovate il link al loro sito e trovate anche un codice sconto da utilizzare sul vostro ordine qualora decidiate di regalare appunto un fotoricordo. Potete appunto regalare una fotografia, sì, ma stampata su tantissimi supporti diversi. Adesso io qui vi faccio vedere due delle soluzioni che secondo me sono le più belle. La prima è questa qui. È un cuscino a forma di cuore che da un lato ha la fotografia e dall'altro è tutto rosso. L'altro invece è un evergreen, è il più grande classico di tutti i tempi ed è un album fotografico. Questo qui è un album handmade, cioè un album fatto a mano, e quindi voi avete due possibilità. Quello di comprare il kit, realizzarlo e regalarlo già finito alla persona a voi cara, oppure potete regalargli il kit e in modo tale che la persona stessa poi se lo vada ad assemblare come più preferisce. Adesso lo apro e vi faccio vedere all'interno come si presenta. Come potete vedere è 100% personalizzabile, potete scriverci su con i pennarelli, incollare le foto nel modo che preferite, potete perché no aggiungere degli adesivi, delle cose, insomma. Fidatevi di me se vi dico che chi riceverà un regalo del genere si emozionerà davvero. Ebbene sì, amici, i consigli per i regali di Natale sono finiti e noi siamo arrivati alla fine del video. Come al solito però, prima di salutarci, io vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video se vi è stato utile, perché per voi un attimo, ma per il mio canale è davvero molto importante. Vi invito poi ad iscrivervi se non foste ancora iscritti e ad attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che io carico un nuovo video. Vi ricordo che in descrizione trovate tanti link utili, tra cui quelli ai prodotti che vi ho fatto vedere oggi. Trovate poi il link al mio canale Telegram e trovate poi anche tutti i codici sconto per le varie promozioni che sono disponibili al momento. E come ultima cosa, ma non meno importante, vi invito a seguirmi su Instagram perché lì nelle stories vi aggiorno quotidianamente. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!